Buonasera agli ascoltatori e telespettatori di Liberi.tv, abbiamo con noi il regista Francesco Gagliardi e il premio ambizioso e prestigioso Anita Ekberg. Volevo chiederti, come regista, qual è il tuo film preferito di Federico Fellini, visto che oggi, insomma... Sarà anche un cliché, però per me è La dolce vita. La dolce vita è il tuo preferito, perché? Ma perché ha saputo raccontare con la semplicità un'era, un momento, una storia pazzesca. Un film immortale. E che cosa significa per te ricevere questo premio oggi? Beh, significa... Noi come registi dobbiamo sempre pensare, immaginare che siamo sempre al punto di inizio, perché possiamo fare sempre meglio. Quindi un premio per me è sempre un auspicio a fare un qualcosa di migliore domani. Giustissimo. E stai preparando qualcosa adesso come direzione dell'attore? Stiamo preparando un film che verrà distribuito in tutta Italia, una produzione importante, un cast artistico importante, e le riprese sono previste per maggio di quest'anno. Ottimo. E film genere? È un film poetico, un film poetico. Il finale è drammatico, però il film è un film poetico. C'era Truffaut, parlava, no? La differenza tra cinema di prosa e cinema di poesia, quindi ambizioso anche, speriamo che questo premio sia un elemento di forza anche per raggiungere ulteriori positivi risultati come regista. E volevo chiederti invece, diciamo, il significato di questo premio, che si è parlato del significato, ovvero di un premio proprio dedicato a Anita Ekberg. È un premio importante perché Anita Ekberg è stata un'icona del nostro cinema, e il premio di per sé è importante proprio perché porta il nome di Anita Ekberg, e io sono orgoglioso di averlo ricevuto quest'anno. Ringrazio a voi di Liberi TV e tutti i vostri spettatori. Un saluto, incrociamo le dita per tutto. Va bene, arrivederci.